aspetta, no, non lo faccio pure. Io voglio capire più che altro come verrà ricordata. Perché secondo me era molto difficile. Forse è girata. Che vedete qui su Via Dante, sta venendo in ossequio a un rispetto della normativa già prevista dall'anno 2001-2002, se non ricordo male, adesso non ricordo precisamente il numero della legge, che prevedeva lo smantellamento e la rimozione di distributori di carburante che insistevano sul suolo pubblico. E quindi diciamo che Conversano già da circa più di un decennio aveva questo problema che nessun'altra amministrazione, ahimè, ha mai preso di petto e risolto come problema. Invece l'amministrazione Rovascio si è subito posto questo problema e nell'ultimo anno siamo riusciti a far prima chiudere i quattro distributori che insistono su area pubblica e che sono dislocati, uno qui in Via Dante, poi ce n'è un altro poco più avanti di fronte al cinema Norba della Total Erg, abbiamo un altro che è stato già rimosso giù alla Villa dei Caduti, che era dell'IP, e l'ultimo invece si trova attualmente sempre della Tamoil vicino al palazzetto Pinita. Sono stati prima chiusi definitivamente come gestione, sì, e successivamente è stata inoltrata loro l'ordinanza di demolizione e bonifica dello stato del punto. Per cui il lavoro che state vedendo qui è un lavoro che prevede proprio la bonifica integrale del luogo, e oggi che sono state già rimosse tutte le cisterne sotterranee si è provveduto a fare anche provveduti a fare carotaggi del terreno sottostante per poter vedere se c'era un eventuale inquinamento delle rocce, però per fortuna, da quello che mi è stato già riferito dai tecnici della Tamoil, questo pericolo è scongiurato perché gli esiti sono tutti negativi, quindi per fortuna il sottosuolo è integro. Quindi sono state eliminate le cisterne che c'erano nel sottosuolo e adesso si provvederà alla chiusura di tutti questi enormi, diciamo, buchi che vedete qui presenti e alla riformulazione, diciamo, dello stato dei luoghi così com'era, col marciapiede, con l'isola pedonale, però senza più il distributore. Un'ultima considerazione da fare su questa rimozione dei distributori che sta avvenendo tuttora all'interno della città, che è di notevole importanza, è quella che questo tipo di rimozione si ricollega a un disegno generale di riqualificazione soprattutto del centro storico, perché eliminare questi due grandi distributori di benzina che sono proprio a contatto con la parte storica della città significa in un certo senso ripulire la città di queste scorie che per tanti anni ha dovuto subire, e che quindi permetterà da oggi, anzi da domani,
di poter ripensare questi luoghi. Io mi auguro anche attraverso un concorso di idee, un concorso di progettazione anche dal punto di vista architettonico, quindi qualitativamente diciamo molto molto notevole, poterli ripensare e riconsegnare alla città come spazi riqualificati e spazi pubblici da vivere, non più come appunto come brutture, come misure brutte, ma soprattutto come spazi di godimento del tempo libero. Si potrebbe anche fare un giardinetto, un piccolo giardinetto, eventualmente. Si può pensare di fare una bella piazza che è a ridosso, una piazza pedonale che contenga anche la pista ciclabile, che magari contiene dei posti auto di parcheggio. Adesso io dico, lancio solo delle ipotesi, può anche contenere una zona verde. Queste, ecco, io le demanderei poi queste soluzioni in un eventuale concorso che proporrei sinceramente a livello tra architetti, ingegneri, insomma, che potrebbero esprimere tante tante loro idee e quindi la migliore poi poterla realizzare domani. Perfetto, ok. Grazie. Voglio anche cogliere l'occasione di ringraziare l'emittente Sirio Art, che compie veramente un lavoro pregevole nel diffondere e comunicare questi tipi di interventi, che magari vengono un po' sottotaciuti, vengono solo visti quando c'è il cantiere, però in realtà diffonderli a macchia d'olio come anche segno del buon governo di un'amministrazione, quindi devo ritenere appunto che lo svolgere questo tipo di attività, e li faccio appunto i miei complimenti alla società Sirio Art della diffusione di questo documentario, di questa intervista, affinché tutti possano anche capire e comprendere la portata dell'intervento che stiamo compiendo nella nostra città. L'intenzione del post intervento di smantellamento qual è poi? Allora, questo è un intervento su cui abbiamo insistito molto come amministrazione. Finalmente siamo riusciti a chiudere e a smantellare i quattro distributori che occupano questa parte della città. L'intervento che verrà fatto subito dopo la rimozione è il ripristino assolutamente regolare sia della pista ciclabile che del marciapiede spartitraffico che si trova praticamente a dividere la viabilità. Questo era all'interno della scia e prima di lasciare un'autorizzazione ovviamente si è preso contezza che sulle casse del comune non va a gravare assolutamente nulla. Ok, grazie. Le riprese sono state a cura di Raffaele Tonella. Infotel 333 21 64 709. Email sirioart@libero.it.